va bene, passeremo più tardi. Ho il primo pieno, 40.000 euro di roba dentro, che ho dovuto fare. Allora, ti ho prenotato? Esatto. Molto bene, che nome? Francesco. Ma sei spettacolare. Dopo lei che ha 27 di temperatura, prego. Grazie. Ci mancherebbe. Prendiamo nome e cognome. No, sì, sono arrivati, hanno chiesto se eravamo aperti, chiaramente siamo aperti e fanno il loro lavoro, fanno solo il loro lavoro, i carabinieri, la polizia, che è venuta anche la polizia, i vigili urbani, la finanza, tutti quelli che vengono fanno il loro lavoro, loro non c'entrano niente, anzi sono estremamente gentili, capiscono, però fanno il loro lavoro, torneranno e faranno il loro lavoro, faranno un verbale, non so, però... Dicevi che ti hanno togliato anche la corrente, come mai? È una domanda personale questa, però siccome io ho uno spirito battagliero, glielo dico, noi siamo fermi da ottobre a oggi, questa è la prima sera, ok? E ho 12.000 euro, 12, e dico 12.000, di bollette della luce da pagare, perché adesso mi hanno già chiamato che ne vogliono altri 6.000 per il gas e l'acqua. Ecco, o vado a rubare, o faccio quello che posso, perché ho 30.000 euro di merce nei freezer e nel frigo, come faccio? Il punto è questo, io vorrei fare una domanda a loro, come faccio io? Ah, ma ti devono arrivare i ristori, ma cosa? Cosa mi deve arrivare? Mi sono arrivati 28.000 euro in 6 mesi di fermo quasi, spendo 10.000 euro, 9.000 euro di affitti, 3.000 euro di bollette a locale, ho 3 locali, ho i ragazzi che sono in cassa integrazione, ho 19 persone in cassa integrazione e devono ancora prendere, anzi no, mi scusi, non è vero, dico una bugia, perché ottobre, l'ultima settimana d'ottobre l'hanno preso, chi 60 e chi 80 euro, in 3 mesi vivono con 60-80 euro secondo lei, dico, secondo voi possono vivere così? Cosa devono fare questi ragazzi? Devono andare a rubare? Allora piuttosto dico, venite e vi do qualcosa, perché è giusto che la cassa, siccome dov'è? Cavolo, fatemi vedere la cassa. Dov'è la cassa? Dov'è finita? No, è qua, dov'è? Dammi la cassa. La cassa è qua, vedi, offerta libera, per i sostenitori, infilano, perché sono bravi di infilare i soldi qua, noi quello che infilano facciamo lo scontrino e vanno fuori. Allora buon cuore, c'è chi infilerà 5 euro perché ha un cuore più duro e c'è chi ne farà magari 40, non 50, non lo so, speriamo. Ma è l'unico modo, la prendo in ridere, la devo prendere in ridere, devo prenderla anche in maniera ironica, perché non posso più essere arrabbiato. Ho 61 anni, ho 3 figli, 3, ho fatto sacrifici, le banche non mi aiutano perché siamo dei ristoratori, ormai siamo come dei lebbrosi, cosa devo fare di più? Cerco di fare quello che posso. Oh no!